Buonasera, improbabili film horror con le canzoni dei Sum 41. Sono Nolan e questo è Obscure, uscito nel 2004/2005, a seconda di dove siete nel mondo, penso in Europa, credo, non si sa mai. Per Xbox, PC e PlayStation 2. Questo è un gioco che mi è stato regalato, chapeau, grazie infinitamente, dal buon Don Mazzi, Giacomo Mazzi, che saluto e ringrazio. E finalmente posso fare un gioco horror che gira sul mio computer. Questo, detto, è del 2004, quindi per qualche motivo riesco a girare anche sul mio portatile, riesco anche a registrarlo a 48 frame, voilà! E dal momento che sono rimasto molto molto deluso quando era circa un mesetto fa, quando ho cercato disperatamente di fare una serie su Until Dawn su PS4 per poi scoprire che i problemi tecnici erano insormontabili, finalmente posso farne uno, quindi sono veramente curioso, spero che questa serie continui, spero che vi piaccia, spero di riuscire a portarla in fondo, sarebbe finalmente un horror sul mio canale, che emozione. Quindi bando alle ciance, entriamo direttamente nel vivo. Ho visto proprio l'inizio, ho fatto un po' di prove tecniche e sembra girare abbastanza bene, quindi va là, andiamo a normale perché mi sento audace oggi, va. E siamo già nel 2004 con questa musica. Quanto è college tutto questo? Cioè, non solo perché è un college, ma perché proprio anche la musica è da college. È da teen drama, guardalo, Kenny! Ok? Josh deve morire solamente per quel taglio di capelli. Tutti questi devono morire. Cosa sto dicendo? Scusate. Ah, vabbè, allora sei figo solo te. Ehi, Josh, fuori dai piedi. Ma devo finire il mio articolo sulla squadra per il giornale della scuola. Calma, Kenny, lascialo in pace. Ok, tutti in doccia. Hai visto che ora è? Hai detto che tornavi a casa presto. L'ho detto a mamma e a papà. Come parla questa? Uffa, è sempre così con te. Lo so perché non vuoi tornare a casa. Kenny! Per una volta che mamma. Bene, e papà sono partiti i sottotitoli e sono fuori sync. Aspetta, Shannon, ti accompagno. No, non serve. Vai pure. Nel gioco dovrebbero essere in sync. Tu resti qui? Sì, faccio qualche tiro. Ok, come vuoi. A fa dopo. Qualche tiro lui. Lui fa sempre canestro. Da ovunque tiri nel mondo, lui fa sempre, costantemente canestro. Ok. E niente, signori, siamo in game. Sta registrando? Va bene tutto quanto? Scusate, mi faccio un paio di paranoie. Sì. Dovrebbe essere tutto a posto. Allora, io i controlli ancora non li so molto bene. So che premendo R2 si corre e che premendo X si interagisce con le robe. Quindi, perché no? Interagiamo con le robe. Roba? La scuola l'ha installato in caso di incendio. Allora, quando sono in game i sottotitoli sembrano essere a tempo. Quindi, speriamo bene? Prendo la palla. Sempre canestro, sempre. Vediamo se lo fa anche da qui. Non ne sbaglia uno. Perfetto, va bene, dai, allora. Andiamo avanti, vediamo che cosa abbiamo. Voglio dire, tutta quella introduzione ci ha dato un po' il mood collegiale. Ci ha dato un po' di canzoni di 11-12 anni fa. Che non mi dispiacciono mai, insomma. Per carità, dipende quale. Merda. Deve essere Ashley che mi chiama. Avrei dovuto spegnere il cellulare. Avresti dovuto, in effetti. Però che cazzo ci fai al buio a tirare al canestro da solo? Cretino. Voglio far presente nuovamente che io questo gioco non l'ho mai giocato in vita mia. Cioè, mi è arrivato oggi. Ringrazio di nuovo Giacomo. Mi è arrivato oggi e lo sto provando per la prima volta. Quindi, perché no? La cosa che mi ha colpito più che altro sono stati i titoli iniziali che ci avevano quel tipo di diciamo di scelta cinematografica dei personaggi che si muovono e fanno le loro cose, col nome che passa in sovraimpressione, tipo Josh, e mi ha ricordato molto coso, Until Dawn, e l'ho preso come un segnale. Andiamo.
niente qua. C'è il cesso. Non c'è tempo di farti i capelli. Farti. Farò una doccia dopo. Vabbè, va bene, ok. Andiamo a aspetta. Visto una roba. Sembrava tipo una faccia. Lo vedete qua accanto a lui? Sembrava tipo una faccia cattivissima disegnata al muro. Forse lo è. Pronto? Ken, ti sei vedi, ora sono a tempo. Vabbè, mistero. Meno male. Mi conosci. Ho appena finito l'allenamento. Faccio la doccia e arrivo. Bene. E non fare tardi questa volta. Ciao, bello. Ok, sto arrivando. Arrivato uno, gli ha fregato la giacca e la borsa. Che cazzo era? Dov'è la mia borsa? Chi lo sa? Oh no. Mamma mia, che faccia inguardabile. Spero di non vederlo mai più in vita mia in maniera frontale, perché dà veramente noia. Dunque, gli hanno fottuto la borsa. La mascotte di una grande squadra, questa. La texture di una grande mascotte, tra l'altro. C'è nulla qua? Non sono molto puliti. Vabbè. Manco te, voglio dire, sei stato a tirare al canestro fino adesso. Che cazzo pensi di essere? Vabbè. Usciamo. Altro filmatone. No, altro filmatino, ma proprio ino, piccolino, piccolino, perché... Vabbè, hanno... cos'è? È ancora più buio di prima qua, va bene? Ok. Non vedo il problema. Posso uscire adesso? Tiro il pallone di nuovo, giusto per non fallire di nuovo. Perfetto. Dai, fatemi uscire adesso. Certo, che cazzo di scuola è? Non ho mai visto una scuola più tetra e cupa di questa. Vabbè. Però voglio dire, la grafica non fa schifo, per essere il 2004, su. Ovviamente io sto registrando a 48 frame, il massimo che riesco a fare col mio portatile, francamente pensavo di non riuscire a fare una registrazione, ma... Prendo un po' di magheggi, fortunatamente sono riuscito e viva a me! Tipo il massimo del progresso che io riesco a portare sul mio canale, ma insomma, non mi lamento. Gli ultimi risultati delle nostre squadre sportive. Non ci dice quali sono perché non ci interessa. Ci abbiamo una strada a destra e una porta a sinistra, quindi andiamo a vedere. Qua. Chiusissima. Ma proprio sbarrata. Ok. E qua pure. Porta bloccata, non riesco a aprirla. Ok. Allora possiamo andare solo di qua, andiamoci. No, non possiamo perché è chiusa dall'interno. Palestra. Ok. Non posso più correre. C'è un sistema... Scusate se mi metto comodo, però... Insomma. Non vedo perché debba essere un problema per voi. Questa è una mia gamba, la vedete? Vi piace? Che cazzo devo fare io qua? Ah, c'era una porta lì? Ho premuto completamente... Sapevo che ci fosse un giardino dietro questa porta di ferro. Buon per te, non sapevo nemmeno che c'era la porta, quindi figurati. Ok. Ripeto, per essere un gioco da PS2, Xbox... niente di male. Niente di male come grafica, anzi. Sto molto di peggio. Sono tante porte qua. Io perché dovrei avventurarmi? I prodotti sembrano tossici. Ok. Porta è chiusa. Vabbè, dovrò andare dentro.
Porta è chiusa. Gioco, però non mi dare 20 false entrate quando poi me ne dai solo una, forse. Io là dentro ci posso andare qua. Questo terrazzo è farlocco, là dentro non ci posso entrare, è troppo buio, non vedo niente. Va bene, vado là dietro. Perché no? Suoni tetri e cupi. Voglio sperare che il gioco salvi in automatico. Non so assolutamente niente, quindi. Ho fatto più buio all'improvviso. Ok. C'è un topo. Quello era un topo che andava avanti e indietro. Il nastro adesivo può essere utilizzato per unire due armi. Ok. Tra l'altro bisogna dargli credito a livello tecnico, il passaggio tra le scene pre-renderizzate tipo questa e il gameplay è istantaneo. Combina l'arma e la torcia, fase 1, tieni premuto LB più tasti direzionale per selezionare la sede, ok. Ok, tengo premuto LB. Ah, ok. Per attivare il menu. Attacca la torcia. Ah. Attacca la torcia. Attacca la torcia a sto cazzo. Aspetta. Allora. Tengo premuto LB e premo A. Attacca la torcia A. Ah, ok, perfetto. Qua c'è la pistola. Fase 5, premi A per confermare l'assemblaggio. Okay. Vai. Andiamo. Fa abbastanza ridere come design, ce l'ha letteralmente scocciata sopra. Che meraviglia. Ok, con questo si spara. Molto, molto Resident Evil. Per modo di dire, insomma. Ah, c'è una sorta di puntatore? No, no, scusa, non è il puntatore. Io vedevo quel cerchietto, ma non è il puntatore, è semplicemente un effetto flare delle lenti. Io mi sto tipo cacando sotto perché non voglio scendere, perché ho paura che non abbia salvato. Ma adesso farò l'audace. Vai. Vedi come scende piano. Si caga addosso pure lui. Maledettamente sinistro qui. Oh, maledettamente sinistro qui. Che cazzo ci sei andato a fare? Me lo spieghi? Ok. Gli effetti di luce sono fatti molto bene, ovviamente per essere gli anni che erano. Scegliere la telecamera vista da di fronte al personaggio, che devi venire verso la telecamera, quindi non vedi che cazzo c'hai davanti, però è un'idea di merda. Questa roba mi sembrava tipo un animale, ma non lo è. Ma che cazzo? Che cazzo? Sto sentendo urlare. R potenziamento? Vuol dire R potenziamento? Posso potenziare cosa? La luce. Però sta salendo. Se io tengo premuto quella barra sale fino in cima, cosa succede? Ah, ok. Posso fare più luce, quindi. Ok. Va bene. Che problema c'è? Sento ruggire, suoni strani. È stato dato un po' poco contesto, cioè nel senso sono stati introdotti dei farlocchi universitari da college americano e poi... Cosa cavolo? Per mirare al nemico, quale nemico? Per attivare la metà potenziamo la luce allora. La spiamo se il livello di surriscaldamento della torcia. Quante torce avete conosciuto voi nella vostra vita che possono fare più luce per tot secondi se tenete premuto e poi si devono ricaricare? Quando è completo aspetta il raffreddamento della lampadina prima di usare nuovamente il potenziamento. Questa è una cosa che mi ricorda molto Alone in the Dark, che voi dovevate tipo puntare la torcia contro i mostri e i mostri non potevano attaccarvi. O anche Alan Wake, giochi del genere, insomma. Qua però a quanto pare dissolvete l'oscurità proprio a mano. Va bene, problema c'è. Io vorrei sapere questo coglione dove sta andando. Perché si sta intrufolando nei meandri di questa scuola? Che già è stata un'idea di merda iscriverci sia a questa scuola, voglio dire. Cose? Oggetti?
Siringhe, prodotti prodotti strani. Siringhe, prodotti strani. Casse, cose. C'erano delle gabbie. Amico, io me ne andrei di qua, insomma. Non so te, c'è nulla qua, no. Da dove viene questa luce? In effetti è un'ottima domanda. Questa cosa non si apre. Andiamo a vedere da dove viene. Gabbie grandi come me. Gabbie grandi più di te. C'è del sangue a terra? C'è del sangue a terra. Excellent. Qui cos'è? Forbici, bisturi, siringhe, cose che fanno schifo. Ok. E qua finisce il coso. Se lui mi ha chiesto... Ah, posso andarci qua. Ok, lui mi ha chiesto da dove viene la luce. Io infatti volevo vedere... Scusate, torno un attimo indietro perché volevo vedere da dove veniva la luce, se poteva entrarci là dentro. Il problema è che mi ha fatto dei giri strani appunto la telecamera. E quindi no, non ci posso entrare, c'è delle robe davanti. Ok. Qua invece posso andarci? Cosa potrebbe esserci da questa porta? In ogni caso è chiusa. Vabbè, andiamo a vedere, va. Non sentite il pathos tangibile proprio? Dite l'atmosfera. C'è un buco e due porte. Questa è chiusa. L'armadietto non mi caga, andiamo di qua. Out of work, don't blame me. I didn't vote. Cose a caso. Basta iniezioni, ti prego. Che diavolo di posto è? Brucia! Ehi, calmati, non ti faccio niente. Basta, no. Ci sei cascato anche tu. Ma che vuoi dire? Non capisci. Bisogna uscire di qui, presto. Ok, andiamo. Ma... Non abbandonarmi. Quello è pazzo. Ti prego. Chi? Promesso. Ma che storia è? Lo studente liberato, ora è tuo compagno di scuola. Lo studente sembra Bela Lugosi, io non mi fiderei. Usa Y per assumere il controllo. Ok, questo può essere interessante. Premi A. Quando è un compagno di scuola, il secondo giocatore può, non me ne frega. Non esiste il secondo giocatore. Scusate, fatemi dare un'occhiata alle opzioni perché mi sembrava che la voce fosse un po' troppo bassa rispetto al resto. Mi attacco al cazzo. Non ci sono opzioni audio? No. Vabbè, puppatevi i sottotitoli allora, ragazzi, che vi devo dire. Guardate che carino quest'uomo. Dan! Vai, Dan. Lo vedo utile. Posso fare niente, posso cliccare, posso aprire la porta. Nasconde sempre un'arma qui. Ah, ce l'ha. Quindi adesso c'ha un'arma anche lui? Sì, c'ha un'arma anche lui. Ma sembra un grigio, è orribile. È bruttissimo, guardatelo. Vabbè. No, più che altro mi sembra strano che Josh, per quanto sia palesemente un ritardato, un dissociato mentale... Adesso useremo Josh. Ok, Kenny? Si chiama Josh questo. Dan Kenny. No, si chiama Kenny. Vabbè, ero convinto si chiamasse Josh. Scusami, Kenny. Vabbè, dicevo... Kenny sembra assolutamente... completamente distaccato da ciò che sta avvenendo qui. Proprio assolutamente... Ok. Hai trovato che a scuola... Cosa sei? Cosa sei? Ok. Spara però. Spara. Ma al diavolo. E come cazzo si spara? Oh, come cazzo si spara, sto chiedendo? Ah, sì. Ok. Oh, ma muore? Ok. C'è altra roba là dietro. Sì, un altro? Seriamente un altro? Si avvicina. Non ho più munizioni. Manco io. Dobbiamo far quindi. È morto? No! E quindi come cazzaccio. Aia.
Mi sa che crepo. E come cavolo si fa? Crepa, vai, la rifacciamo. Poraccio non meritava. Io ci ho letto proprio poraccio. Va bene, ok. Tipico, dovevo morire. Ok, perfetto. Obscure. Non so cosa pensare. Io fin qua, sono sincero, non so cosa pensare. A livello grafico, le cutscene, i filmati sono fatti anche carini. Il tuo appuntamento? Kenny non è rientrato. Mi sa che vi siete divertiti. Come no? Se lo vedo lo faccio a pezzi. Ma come? Che cosa ha fatto? Ha dato buca, ne ho le scatole piene di tuo fratello. Ma allora... Ah, il fratello di quello. Se non era con te, forse... Pensi che gli sia successo qualcosa? Quello è palesemente il logo dell'Algida sulle sue tette, comunque. Il preside ci sta sempre addosso. Avanti, sbrigatevi. Signor Garrison, chiuda i cancelli e mandi da me i ritardatari. Sì, approfittate del sole finché brilla. Ok, quindi il preside è palesemente sedete implicato. Sedete e fate silenzio. Ma guardate che schifo le pareti, eccetera. Salve, ma voi ragazzi, ci manderesti vostro figlio a scuola qua? Cioè. Kenny è scomparso. Non è che ne sai qualcosa per caso? L'hai visto? No, ho lavorato tutta la notte sul mio film. Nessuno l'ha visto da ieri sera. Comincio a preoccuparmi sul serio. Forse gli extraterrestri l'hanno rapito, portato sulla loro astronave e poi l'hanno ucciso. Josh, sarebbe stata una scelta migliore. Torna al tuo posto, ragazzo. Bene. Questa mattina parliamo. Forse di è meglio avvertire la polizia. Che ne pensi? Ehi, se non si fa vivo, ci troviamo alla caffetteria alle 6 e andiamo a cercarlo. Vabbè, si sentono abbastanza bene le voci qua, per fortuna. La mia prima vera indagine. Voi lo conoscete questo gioco, ragazzi? Io lo chiedo anche a Giacomo che me lo ha regalato. Mi domando se. Non funziona niente. Ci abbia giocato o se l'abbia preso così per caso. Tra 5 minuti ce ne andiamo. Cosa è successo all'improvviso? Piantala, Josh, non è il momento. Ah, questo è Josh. Andiamo, okay. Bisogna filmare la nostra indagine. Zitti, c'è qualcuno. È chiusa. Tutto bene, è solo il custode. La bocca della ragazza di colore ha fatto tipo... Ma ora come si esce di qui? Come ci siete arrivati qua? Eravate a fare lezione un secondo fa. Sono ho perplesso. Trovato una vecchia mappa della scuola. Dovrei aiutarci. Uso Josh. Ha trovato la mappa lui. Come la uso la mappa? Allora, c'è una mazza che posso sicuramente prendere perché brilla. Una mazza da baseball, posso usarla per rompere delle cose, tipo le palle. Ah! Se ci facciamo beccare saremmo espulsi di sicuro. Stai zitta, o ti prendo tipo ammazzate? Non è così divertente. Scusatemi, non è così divertente. Tu? Vuoi un po' di mazza anche tu? No! No, la attraversa! Perché posso prendere ammazzate solo la ragazza di colore? That's racist! Ma scusa. Te, piglia! Non succede niente. Peccato, guarda. Ok, allora il gioco d'ora in avanti è palesemente andare a tirare delle mazzate ovunque finché non crepa Josh, no? Te, piglia questa! Ok. Una bibita energetica mi aiuterà a riprendermi un po'. Sentito questo ronzio incredibile. Se questo distributore automatico non funzioni, ma l'ho spaccato! Le vedo le cose nel mezzo, ficca una mano e prendile, che palle! Vabbè, va bene, scusate, non voglio perdere eccessivamente tempo. Scusate, se guardo là sopra è perché ho due schermi, qua c'è il computer e là c'è la televisione e io là sto vedendo la schermata di OBS, quindi ogni tanto do un'occhiata per vedere quanto sta venendo lunga, non voglio farla eccessivamente lunga, però è una serie della prima... Qua c'è un senso di collisione. Mentre, tipo... Ovunque altro noti. Oh, invece qua, sì. Beh, andiamo... C'è un CD? C'è un CD che brilla. No, torno indietro, c'è un CD.
Magari un CD dei Sum 41, aspetta. No, sta roba dei Sum 41 la sto dicendo perché ho visto la copertina del gioco e c'era scritto tipo Featuring Music from Sum 41, che è esattamente ciò che vuoi leggere associato al tuo videogioco horror che stai comprando, no? Della musica di un gruppo punk. Un disco ti permette di salvare. Madonna, il progressone. Muro, accidenti a te. Quella è la stessa faccia spaventosa che c'era nel cesso da quell'altra parte. Questa sedia si muove. Figata, la sedia si muove. Ok, torniamo là dentro. Ah, nel frattempo scusatemi, Hey, ma sei matto? Ecco, perfetto. Andiamo. Cos'è quel robo? Un rotolo di filo di ferro. Materiali usati, vabbè. Andiamo. Qua c'è una porta di qua e una di là. Di qua? Tengo premuto perché la devo tipo scassinare. Grande, il lucchetto è aperto. Nope. Mi sembra che qua si prosegua, quindi vado a controllare prima l'altra porta, quella sul retro. Ok, scusa un attimo. Ok. Porta è chiusa. Le. Ok. Maglietti. Questi classificatori sono luridi? Cosa cazzo significa? Armadietto, non sono classificatore. Cos'è un classificatore? Vabbè, qua c'è una porta che è chiusa. Qua c'è una porta che si esce, quindi per ora ancora non voglio provare. Andiamo a farci i giuiri. Ok. Mappa. Una mappa, press select. Qui c'è l'amministrazione pian terreno, sono lì, quelle due sono là dentro, ok. Ok? Posso chiamare loro a me, riunisci. Ah no, tornare al punto di riunione torno io da loro, va bene, come non detto, allora, nulla. Aiuto? Ah, aiuto, non è nient'altro che la spiegazione di cosa c'è sulla mappa, va bene. Va bene. Esco. Just say no! Una pubblicità contro l'uso delle droghe. Ok. Fanno un casino sti distributori. Questo è anche spento. Che cazzo di casino fa? Te, becca di qua. Vuoi prendere qualcosa? Non lo so. Non ti servono i soldi! Lo hai fatto a pezzi! Lì si sale. Qua c'è l'altra roba. Ok, quindi una volta presa la mappa posso premere select in qualsiasi momento e me la apre. Ok, devo dire non è un brutto sistema, non è affatto un brutto sistema. Che tanfo che c'è? Non c'è la luce però. Qua c'è l'oscurità cattiva nelle pareti, però io non posso farci niente. C'è il cesso. Posso intendere una bibita energetica. Nel cesso? Oggi ho veramente una faccia tremenda. No, hai rotto lo specchio, non ti... La fine è una vera e propria forma d'arte. Your mama is so fat, she... Your mama is so fat, she broke the family tree. Niente da dire, niente da dire. Anzi, un ottimo titolo per il video. Non so se lo chiamerò così veramente, però... Però veramente... Quello è stato cancellato, that's not polite, shut up. Mamma is so fat, she sat in a rainbow and... Oh, vabbè. Ok, mi va bene così, mi va bene così. C'è una faccia tremenda, vabbè, qua non si può fare niente. Questa puzza ti si attacca addosso, di merda? Questi classificatori sono ancora luridi.
Sono nell'altro corridoio, quindi andiamo a vedere cosa c'è qui. Scusate, lo smetto. Non mi interessa. Non ti offende. Questo cos'è? Scotch, tipo. TV? No. Si può leggere robe qui? No, no. Lavagna luminosa sembra rotta. Finestra? Non si rompe. C'è niente. Documenti non sono interessanti. Che ne sai, li hai letti? Vabbè, non c'è un cazzo. Ho solamente aperto una porta, ma non c'è bisogno. Zing! Dai, tranquillo. E poi il programma delle partite di basket. Interessante, 2003-2004. Ah, bei tempi. La porta sembra chiusa. Ah, questa è la porta che dà verso il fuori. Quindi non ci voglio andare. Andiamo dall'altra parte. Staff room, porta chiusa. Andiamo nel bagno delle ragazze. Quale migliore scelta? Un filmato fatto però con la grafica in-game, emozione. Da dove viene questa corrente d'aria? Fammi sta zitto, non lo voglio dire. Allora, io non ho capito una cosa però, allora, io dovrei avere tipo uno... Non c'è più niente da prendere qui. Niente da trovare qui. Premo questo? No. Premo questo, è la mappa. Personaggi, indici. Ah, ok. Il tasto è per ispezionare una stanza. Il famoso tasto mano sul controller, no? Eccellente investigatore. Va bene, avremo tempo di leggere queste robe più avanti. Torniamo alla mappa, anzi no, premiamo select e usciamo. Però la cosa che non è molto pulito, mi dice lui. Sai com'è? C'è una puzza tremenda. L'illuminazione non dona a questo posto. Ma lo vedi il posto? Te! Va a cagare. Non c'è niente qua dentro, però. Disco ti permette di salire all'inventario, allora è tenendo premuto L1. Scusate, sto scoprendo il gioco in questo momento. Quindi prendiamo Giacomo Mazza qua, lo equipaggiamo. Mentre il disco... Quindi allora, se ho capito bene, scusate, il sistema di salvataggio è tipo quelli di un tempo, che potevi salvare solamente usando un oggetto che durava solo per quel salvataggio e basta, quindi... della serie ti facciamo cacare addosso con l'idea che tu debba rifare il gioco fino a questo momento. Qualcuno ha scritto nel cesso "This place stinks". Cazzo ti aspettavi, è un cesso. Là però c'è un grande grosso punto interrogativo. Ci rientro? Ci rientro. Magari mi sono perso qualcosa, che cazzo ne so. Se Shannon fosse qui saprebbe cosa fare. Facciamola venire qui, allora. Da dove viene questa corrente d'aria? È dalla botola che c'è là sopra, no? Se io qua premo Y, tornare al punto di riunione, mi rimanda là? Conferma. Eccomi qua. Dov'è Shannon? Andiamo. Ah! Puoi dare ordine al tuo compagno di squadra in questo momento utilizzando i tasti quello, premi A. Ah, aiutami. Quello può cambiare l'arma. Seguimi. Resta qui. Carino. Fatemi ricordare chi cazzo era Shannon qua. Shannon è la bionda. Ok, perfetto. Posso portarmele dietro tutte e due, no? Penso sia. Controlliamo bene il posto. Ok. Quindi mi seguono. Ah no. Quindi o l'una o l'altra. Nessuna arma. Bene, rimango qui. No. Ok, vengo con te. Ok, andiamo. Capito? Resto qui. Ok, vengo con te. Ok. Va bene. Ok, carina. Carina questa cosa, mi piace. Adesso posso colpirti? Piantala, mi fai male. Evviva! Ok. A posto. Portiamo Shannon nel cesso delle ragazze.
Perché no? Era di qua, sì. Devo ancora esplorare tutta la parte superiore, però. No, non era qua. Infatti si sono andato dalla parte sbagliata. Va bene. Di lì ci vengo. Infatti qua, sì, esatto. Ok. Porto mia sorella nel bagno delle ragazze. Da dove viene questa corrente d'aria? Fai qualcosa? Bisognerebbe trovare un attrezzo per aprire l'inferriata dei bagni. L'inferriata immagino sia quella grata lì. Ok, vengo con te. Ok, rimango qui. Ok, andiamo. Lei non ha un'arma, quindi c'ho un po' paura a portarmela dietro. Ok. Chissà se invece la ragazza di colore c'ha... sbagliato. Se la ragazza di colore c'ha un'arma, qualcosa da utilizzare. Io adesso torno al punto di riunione, confermo. E parlo con lei. Scusa. Andiamo. Andiamo. Nessun'arma. Non preoccuparti, non segui, mi muovo. Mi aiuta, mi segui. Sono dietro di te. Va bene. Ok, vabbè, continuiamo ad esplorare. Andiamo verso il piano superiore. Non so per quale motivo mi ispira più fiducia lei che non la sorellina piccola, bionda, frescona. Non c'è più niente da prendere qui. Qua? Chiusa. Qua? Chiusa. Qua? Porta a vetri! Tacchete! Ok, dove siamo? Siamo al piano di sopra lì. C'è un punto interrogativone. Il mio incubo peggiore è le regole della grammatica spagnola. Studiate spagnolo voi qua in America? Non ne avete più bisogno, vi è bastato costruire il muro, no? Ok, qua c'è della roba, c'è un sacco di roba. Luce ancora accesa. Questa stanza è stato smarrito un cacciavite durante i lavori di rinnovo. Chi lo trovasse è pregato di informarsi. Grazie, Garrison. Okay. Parte della lezione di ieri. Aiutami. Vede qualcosa di interessante, dice lei. Mi vuoi dire dov'è? Eh? Cos'era? Ma allora devo spostare? C'è ancora qualcosa da fare qui. E grazie al... Aspetta. Lei vede qualcosa di interessante lì. Lì? Cioè, mi ci stai portando? Lo so, l'ho visto prima. Grazie, però. Qua c'è niente. Va, fanculo, va. C'è ancora qualcosa da fare qui. Posso utilizzare quindi lei? E posso. Ah, ok, ok, perfetto. Posso utilizzare tutti loro liberamente. Non si muove sto schifo, però. Cioè, sembra che si sia mosso un pochino, ma. Oh, va! Dai. Vedete la roba a terra? Poi io lo spingo finché ci riesco, eh. C'è decisamente della roba a terra e deve essere il cacciavite che dicevamo prima. Ok. Quindi uso lui. Ecco qua il cacciavite. Ok, andiamo.
Rotolo di ferro e cacciavite sono sulla stessa cosa. Ma innanzitutto chiedo, gli dico aiutami. Andiamo. A lei. No, gli dico aiutami. Vede qualcosa di interessante. L'ho vista prima. Mappa. Ah, vedi, non c'è più il punto interrogativo. No, ho sbagliato, non volevo fare questo. Esci. Mi domando perché alcuni oggetti siano messi. Rotolo di ferro, premi A per forzare una serratura. Cacciavite usa. È inutile. Ah, te la prende così male. Bibita energetica. Io non mi sembra di avere una vita per il momento. Nastro adesivo. Attacca la torcia A. Non lo posso fare. Non ho niente qui a attaccare la torcia, probabilmente. Vabbè. A livello di gameplay mi piace. Mi incuriosisce, ti dà un sacco di cose da fare. Il fatto di poter avere comunque un... No, non voglio spingere quella roba là. Il fatto di poter avere comunque un inventario, poter interagire coi personaggi e usare i personaggi, non è... Cosa sta succedendo qui? Preferisco non saperlo. Ah, ok. Tipo tremando qualsiasi cosa. Sì. Yep. Bello che lei mi sta avanti perché non c'aveva lo spazio di passare qui. Chiuso. Note informative sull'amministratore, mentre qua chiusa dall'interno. Ah, quindi no, c'è nient'altro. Nient'altro da fare. Mi domando se ci sia altro. Oh, ci sono queste porte qui. Ah, ok. Guarda dove sono. Non me ero mica reso conto. Ok. Quindi, la porta è chiusa, ma è quella del punto di ritrovo dall'altra parte. Quindi, no, come è chiusa? Forzala. Devo equipaggiare il coso per forzarla. Cacciavite. Porta è chiusa. Premi A per forzare una serratura. La porta è chiusa. Porca puttana! Beh, che palle, Josh. Sei inutile. Andiamo dove? Bene, rimango qui. Aiutami. Non vede niente di interessante. Manco io. Porta è chiusa. Non posso forzarla. Usa. È inutile. Niente. Boh, vabbè, continuiamo a esplorare allora, che vi devo dire. Qua, corridoio di destra e di sinistra, io qua ci sono stato, no? Qua si potrà uscire? Ora è chiusa, non si può uscire. Come mi ci sono ritrovato io in questa situazione? Cioè, nel senso, è tutto molto campato per aria. Per carità, it is a video game, però... Tutto chiuso. Ah, lei è rimasta lì perché gli ho detto rimani qua, giustamente. Se gli dico seguimi... Sono dietro di te. No, sei ferma lì. Ah no, ecco. Non preoccuparti, non mi muovo. Andiamo. Sento i passi. Eccola. Sono dietro di te. È fatto bene. È fatto bene il sistema di uso degli altri personaggi. Lo sto apprezzando, carino. Dove siete stati? Stavo schizzando. Non dico niente. Io non dico niente. Vabbè, dai. Come primo episodio, secondo me, lo si può concludere qua. Sono... scusate? Shanamachi porta in trionfo i colori di Leifmore. La studentessa ha vinto la finale della trasmissione Genio. Ok. Quella è una testa su un ginocchio. Ricordate, ora potrebbe essere il cattivo finale del gioco. E... che vi devo dire, ragazzi? Io adesso mi faccio un altro paio di giri senza bisogno che stia qua a annoiarvi troppo. E... Mi sta piacendo, lo trovo gradevole e ben fatto per adesso. E mi piace avere la possibilità di registrarlo. Sono contento che il mio computer ce la faccia, quindi... Quindi facciamo che...
ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie per grazie di aver seguito questo e ci vediamo presto. Grazie di avermi tenuto compagnia e alla prossima. Ciao ciao. E dunque, gente, lasciate che vi mostri una cosa che ho appena scoperto. Siamo nella parte iniziale, quando... nella parte dove abbiamo appena incontrato il nostro mostruoso amico. E non so se questa cosa sia particolarmente influente per quanto riguarda la storia oppure no. Però c'è una cosa che si poteva fare diversamente e adesso proverò a farla. Nasconde sempre un'arma qui. Lui prende l'arma. Via! Corri! No! Ok, becca di questo, scappa, corri. Ok, si arriva qui e si spigne questa cosa. Si spigne proprio. Dai. Ok, spero di poterla aprire adesso. No, ho sbagliato il tasto. Ok. Corriamo. Ma proprio... ma tantissimo proprio. Ok. Evito lui. E arrivo. E finalmente sono libero! No! Dite la verità. È un po' più figo come inizio così rispetto a quello che ho fatto la prima volta, anzi scusatemi, però non ho giocato abbastanza a Resident Evil in vita mia. Non so se questa cosa implichi che lui adesso è vivo invece che morto, o come l'impressione che sia morto lo stesso, però ci tenevo a farvela vedere.